Credo che c'è crescente consapevolezza del fatto che l'Università di Macerata viene scelta sempre di più per la qualità dei corsi e per i servizi che offre. Il processo di internazionalizzazione a Macerata è cominciato qualche anno fa. In pochi anni siamo arrivati a 10 lauree internazionali. L'internazionalizzazione è per noi un investimento sicuro, cioè veramente è fede e azione, nel senso che ci crediamo autenticamente. Che cosa farà l'Università di Macerata per Milano Expo? Innanzitutto manderemo molti studenti. A luglio, con il professor Adornato e con tutto il suo gruppo, il 20 luglio ci sarà questo evento. Presenteranno la Cucina delle Meraviglie, appunto, che è un progetto di architettura, di ambienti, appunto, una cucina, ma è anche educazione alimentare perché è rivolta ai bambini. È innovazione, c'è un partenariato con le imprese, è un'idea che ci piace molto anche perché lega e trasversale, quindi mette insieme chi si occupa del cibo, dell'alimentazione, della nutrizione, con per esempio i bambini. E quindi Voglio dire che l'umanesimo che innova significa anche, come ha appena detto il rettore, incrociare le discipline, cioè i risultati della ricerca nascono dalla fertilizzazione, dall'incrocio tra discipline, tra facoltà, dipartimenti, università. Tant'è vero che noi partecipiamo con questo progetto di cui dirò, insieme ad altre università, San Marino, ma insieme all'Ordine degli Agronomi, dei Dottori Agronomi Forestali di Milano, Brianza, Pavia, Lodi, all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, sempre di Milano, alla Fondazione Museo Bambini di Milano, a dei partners importanti per il territorio come la LUBE. Tipicità, Play Marche, appena citato, il laboratorio Piceno della dieta mediterranea, diretto appunto dal professor Cavicchi, e poi il centro di documentazione e ricerca della storia del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia. in tre parole, cosa lascerà Milano Expo? Ma non lo so, no, certamente non la Torre Eiffel o qualcosa di equiparabile. Io già sarei, come cittadino italiano, contento se una buona parte di quello che è stato costruito possa rimanere, durare ed essere utilizzato a vantaggio della collettività. Credo che già questo sarebbe un grosso risultato.